anche un passaggio delle sue parole in questo momento in diretta. C'è qualche problema con le immagini? Vi abbiamo raccontato 160. del leader dei 5 Stelle che ha incontrato 160. i suoi senatori. Eccoci. 160. Se tre o quattro hanno qualche distonia, ma bisognerebbe, se non ci fosse, sarebbe una tragedia. Tutti perfetti, tutti uguali, tutti compatti. Normale Qua, dialettica. 4 su 160 è accettabilissima. E io ci parlo, mi dicono una cosa e dico: guarda, io non sono convinto, ne penso un'altra. Io ne ho pensato un'altra, l'abbiamo messo sul blog, abbiamo fatto un sondaggio, sono stato smentito, ho accettato di essere smentito. Se fossi quello che cala dall'alto le cose, in Sardegna avrei fatto una mia lista. Mia l'avrei nominata io, ho lasciato perché non entro nel merito delle liste di nessuna regione, nessun comune. La fanno, se non sono in grado di fare una lista, non sono in grado di gestire una regione né un comune. Saltano. Semplice. Io ho una funzione di controllo, non ho una funzione di leader. Io non sono un leader, non ho le competenze di quelle persone qua. Sono competentissimo, ognuno nelle commissioni lavora 10 ore al giorno su un problema. Io non sono al loro livello. Io posso solo, ho cercato in tutti questi anni di creare un po' di attenzione verso queste persone che sono onesti, che si dimezzano lo stipendio, che mettono i loro rimborsi spese in un conto per sovvenzionare la piccola e media impresa. Più di questo, se gli italiani non vogliono le persone per bene, oneste, trasparenti e messe lì e competenti, se volete questo governo, ve lo tenete. Adesso siamo al dunque. Siamo al dunque, io voglio arrivare al dunque, questa è una guerra, non è una roba. Noi siamo l'opposizione vera. Non possiamo avere contatti con chi vuole privatizzare l'acqua, chi vuole la scuola, la sanità, svendere l'ENE, svendere l'energia, svendere qualsiasi cosa. Noi non possiamo avere neanche un contatto con questa gente qua. Noi siamo dall'altra parte, completamente dall'altra parte. O vinciamo o perdiamo. Grillo, che dovrebbe dire Napolitano? Beppe, ti ricordi a Genova? Beppe, ciao, sei un grande. Sei veramente un grande. Sei veramente un grande. Che la rete è di bene. E ne ha capito, perché finalmente si rende conto, come persona molto intelligente, che le pecorelle vogliono parlare col pastore e adesso hanno lo strumento per parlare col pastore. Ma chi sei? Che ti ho già visto. Sei sempre in Piazza Pulita. Ma da quando? Io sto parlando con te da quando? Da tanto, mi sembravi un bravo ragazzo. Guarda, dietro di te, dietro di te. Aspetta, adesso noi stiamo dibattendo in rete con degli step. Step significano dei passaggi. Adesso il primo passaggio è stato proporzionale o maggioritario. Va bene. Poi ci saranno come farlo, adesso hanno il proporzionale, lista unica o lista nazionale. Ma se domani viene presentato un emendamento che dice reintroduciamo le preferenze, voi ci state o non ci state? Questa è la domanda. Quando vedremo i documenti in Parlamento e non in una sede del PD, noi discuteremo e i parlamentari addetti avranno da giudicare il documento. Se sarà un documento che è in sintonia col nostro, lo voteremo sì, ma non abbiamo dei preconcetti. Ma no, assolutamente. Noi non abbiamo, se un PD fa una buona legge, la votiamo, non è che non la votiamo perché per preconcetti, sono loro che fanno così. Sono loro che poi in commissione votano il contrario di quello che ti dicono in televisione. Sono loro, sono i sindaci dell'Emilia Romagna che dicono bene, togliamo la seconda rata dell'IMU. I sindaci dell'Emilia Romagna non sono nazisti, no? Allora hanno detto togliamo la seconda rata dell'IMU e i soldi li prendiamo dal gioco d'azzardo, tassando il gioco d'azzardo. È arrivata, abbiamo preso questa idea di questi sindaci, l'abbiamo fatta nostra in commissione, abbiamo detto facciamo così, il PD si è alzato, ha detto di no, abbiamo il filmato con quelli PD che votano. No, sono così, sono questi, gente che fa così in televisione e in mezzo alla gente vi dice delle cose e poi ne vota altre, non gliene frega niente di questo paese, hanno i lobbisti a destra, i lobbisti di De Benedetti, i lobbisti di Berlusconi, sono lì che aspettano, quello là che diceva oh, il Parlamento ci ho parlato io, tutto a posto, e il PD aveva fatto la legge, ha detto aspettiamo un minimo di 130 mila, bella la legge del PD. Ci stai Daniele? Daniele, ci stai?
700.000 euro all'anno per gli stipendi pubblici, bellissimo, l'appoggiamo, usciamo dalla commissione, c'è uno lì che telefona e fa, ho rimesso tutto come era prima, perché ci ho parlato così io. Così dunque Beppe Grillo all'uscita dal Senato ancora una volta interviene in merito alla legge elettorale con brevi battute, non voglio entrare, non entrerò mai nel merito delle liste, lo faranno i miei parlamentari più capaci di me. Ha detto poco fa, più evasivo invece sulla questione delle preferenze, non abbiamo preconcetti, è sostanzialmente questa la risposta.